Ciao a tutti ragazzi, bentornati ancora una volta su Master J Tricks. È passato un po' di tempo da l'ultimo video che ho caricato. È il 29 novembre 2013, il giorno del lancio europeo di PlayStation 4. Come vedete sono in questo momento vestito con giubbotto e tutto, e sono le 4:05 del pomeriggio del 29 novembre, lancio di PlayStation 4. A partire da questa mattina PlayStation 4 è in vendita anche in Europa, e diciamo sono quasi le 4 del pomeriggio, e stasera anche io andrò a ritirare la mia PlayStation 4. Dico stasera, più tardi, non ce l'ho fatta oggi perché ho iniziato a lavorare, sto lavorando anche io, quindi il lavoro mi porta via molto tempo. Pensavo di poter riuscire ad andare proprio stamattina a ritirarla, perché fino a un mese fa non stavo lavorando, ero di nuovo fermo a casa, ma fortunatamente ho trovato lavoro, mi porta via un po' di tempo, quindi non sono riuscito ad andare a ritirarla stamattina. Infatti tra poco dovrò anche andare a lavoro per il turno pomeridiano, e quando staccherò dal lavoro andrò a ritirare la mia PlayStation 4. Ecco, faccio questa introduzione di questo video unboxing perché semplicemente volevo dirvi che io sì, vi ho promesso l'unboxing della console. Pensavo di avere più tempo per fare qualcosa di decente, purtroppo il tempo a mia disposizione è pochissimo, quindi quando ritirerò la console cercherò di farvi un unboxing abbastanza veloce per mostrarvi un po' il contenuto della console. Mi sarebbe piaciuto fare una cosa di più completo, tipo unboxing e startup e test al primo avvio della console. Purtroppo non ce la farò perché, ripeto, il tempo a mia disposizione è pochissimo, quindi per questo video farò solamente un unboxing e vi farò vedere il contenuto della confezione. Altra cosa, penso che ormai un po' tutti sappiate dei piccoli problemi che ci sono stati al lancio americano della console, in quanto secondo le stime fatte da Sony l'1% delle PlayStation 4 prodotte sarebbero difettose, quindi per la precisione le difettose sarebbero le console made in Cina che sono state prodotte alla Foxconn. Adesso io non so quale lotto mi toccherà, quale console mi toccherà, se una made in Cina o una made in Japan. Io spero che qui dove sono io siano perlomeno arrivate le made in Japan, visto che si parlava del fatto che l'Europa potesse ricevere le console made in Japan, invece poi si è visto che stanno arrivando anche quelle made in Cina. L'1% delle console difettose non sono poi tante, insomma, non sono così tante, però sinceramente spero che la console che ritirerò stasera sia buona, insomma. Questo è uno dei motivi per cui non farò lo startup, perché vorrei prima prendere la console. Vi farò sicuramente vedere l'unboxing, ok, in maniera molto veloce, e poi vorrei testare la console un pochino prima di potervi mostrare un po' più di roba. Voglio assicurarmi che la mia console funzioni bene, sperando di non doverla riportare indietro in questi giorni, insomma, spero bene, quindi voglio testarla per bene, assicurarmi prima che la mia console funzioni bene. Fatto questo, quantomeno cercherò di fare un video che farà vedere un pochino come il nuovo menu della console, no? la nuova dashboard che sarà il PlayStation Dynamic Menu, il nuovo menu appunto di PlayStation 4, così da mostrarvi un po' come la nuova interfaccia. Qui sarà anche una PlayStation Camera sicuramente, quindi vedrò se riuscirò a mostrarvi anche qualche comando vocale, non so come funzioneranno in italiano, ma li proverò. E poi non so ragazzi quando arriveranno i primi gameplay, perché ripeto, il tempo a mia disposizione è pochissimo, quindi non so quando arriveranno i primi gameplay, sicuramente non saranno gameplay completi, forse sarà un gameplay dimostrativo di qualche gioco. E vedremo, perché ripeto, il lavoro mi porta via tanto tempo, mi impegna 8 ore al giorno e ho pochissimo tempo, purtroppo il tempo per giocare e per stare su YouTube si è dimezzato. Quindi dopo questa
tutta questa introduzione di questo video unboxing, ragazzi, io vi lascio all'unboxing vero e proprio e ci vediamo prima possibile, insomma. Guardatevi l'unboxing. Ragazzi, eccoci qua, finalmente ce l'abbiamo, la PlayStation 4 come potete vedere. Questa è la PlayStation Camera che ho comprato. I giochi di lancio che ho comprato sono Knack, Call of Duty Ghost, Battlefield 4 e Killzone Shadowfall. Come vi ho detto, ragazzi, facciamo un veloce unboxing della console perché la devo provare, insomma. Poi vedrò di fare un video più aggiuntivo. Intanto andiamo a vedere giusto cosa c'è nella confezione. Quindi tolgo i giochi, prendo un capper. Io non l'ho mai avuto dal vivo, quindi non so com'è. Come vedete, la confezione è leggermente diversa rispetto a quella di americana, insomma. Come vedete, la versione qua presente è la, non so se si legge, made in Cina, ragazzi. A quanto pare sembra che, non so, le made in Japan siano un falso, ma speriamo bene, anche perché il numero di console difettose è irrisorio. Ma ripeto, sono molto in ansia perché spero che la mia console funzioni bene. Allora, ok, rompiamo il sigillo, tiriamo fuori la console senza rompere nulla, che ci tengo che le scatole siano integre. Ok, questo è il preservativo che ci mettono davanti e andiamo ad aprire la console. Ragazzi, sono emozionatissimo, non avete voi neanche idea. Eccoci qua, ok, PlayStation 4, quello che troviamo davanti è il DualShock 4, mai toccato, è la prima volta che prendo in mano questo pad. Eccolo qui, questo è il DualShock 4, leviamo un po' le plastichine, è decisamente migliorato, più grande, anche i grilletti sono molto migliorati, il touchpad, bottone cliccabile. Le levette hanno una resistenza anche diversa, decisamente migliore, direi, rispetto al vecchio DualShock 3. Ecco qua la nuova light bar, il jack di ricarica e l'inserimento per le cuffie e tutti gli accessori esterni. Un altoparlante, questo è il DualShock 4, ragazzi. Poi, questa è carta da culo, guide che finalmente la Sony ha fatto più piccole. Altro che troviamo è il cavo di alimentazione. Questo è il cavo USB, micro USB per ricaricare il gamepad. Le cuffie mono per la chat, dotate di microfono, che finalmente sono in dotazione, anche se potete usare delle cuffie terze parti. E finalmente un cavo HDMI non placato in oro, purtroppo, se siete puntigliosi, ma perlomeno abbiamo il cavo HDMI, che io comunque ho, quindi userò il mio. E infine la console stessa, bisogna tirarla fuori, eccola qui. Beh, ragazzi, la quantomeno me la immaginavo più pesante. Delicatissimi. Wow, bellissima, guardate, ce l'ho tra le mani, ragazzi, la PlayStation 4. Eccola qua, questa è la PS4. Allora, qui abbiamo l'ingresso per il CD, i tasti sensibili al tocco di accensione e espulsione del disco, due porte USB 3. Qui sotto, sotto questa parte scura, è alloggiato l'hard disk. Qui dietro, ragazzi, abbiamo l'ingresso per il cavo ottico audio Toslink, la presa HDMI che sembrerebbe essere in buone condizioni, l'ingresso per la porta Ethernet e l'ingresso ausiliario per la PlayStation Camera, e qui il cavo di alimentazione. Credo molto più pesante, ragazzi, ma devo dire che non è per niente pesante, insomma, sarà circa 2,8 kg, ma va bene. Quindi, ragazzi, questo è un po' l'unboxing della console, ripeto, molto molto veloce. E niente, ci vediamo al prossimo video quando farò vedere la dashboard.